Intanto salve a tutti, sono venuto volentieri, vi porto un pezzo del Sole di Cagliari di stamattina, qui piove. Sono venuto con piacere a questo incontro per due motivi. Intanto per un fatto personale di amicizia con tanti di voi che ho conosciuto in questi anni, con i quali abbiamo collaborato, a partire da Rita prima, da Marco, dalla grazie a tutte le associazioni che siete qua, il nostro CSV regionale in Sardegna si occupa di tutta la regione, io ho l'onore di presiederlo e per alcuni anni abbiamo partecipato alla Agorà che avete fatto qua con gran piacere, incontrando tante associazioni. Il secondo motivo è che il mio CSV è stato il primo forse in Italia a essere cancellato da un COGE e noi abbiamo fatto un ricorso al TAR subito. E tutti questi mesi ho incontrato Marco e Rita proprio confrontandoci anche sulle esperienze che abbiamo vissuto noi, che purtroppo giudizialmente è durata quasi 5 anni, ma di fatto il TAR Sardegna, che ci doveva distruggere, ci ha dato ragione. Il COGE e addirittura anche l'ACRI avevano ricorso al Consiglio di Stato ed eravamo sicuri che ci avrebbero distrutto. Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione e il TAR Sardegna, terzo passaggio, ci dà definitivamente ragione, chiedendo addirittura al COGE di pagare tutte le spese. Fatto questa operazione, però condivido quello che diceva Marco prima sulle spese, che non è la cosa più rilevante. Io ritengo che ci siano due strade molto importanti. Una è quella giudiziaria, che chiaramente va seguita, l'atto di ottemperanza va fatto, naturalmente dopo le notifiche, dopo che gli atti giuridicamente sono tutti compiuti, però c'è una strada che non è giuridica, ma che è squisitamente politica e che appartiene al nostro essere volontario. Cioè far sentire la voce e dire che essere stati maltrattati in questa maniera e poi avere comunque un tribunale della Repubblica Italiana che vi dà ragione, richiede che questo maltrattamento venga compensato in qualche modo, ma politicamente, non monetariamente. E cioè riconoscendo quello che voi siete nel territorio, noi abbiamo inventato uno slogan e per quasi un anno e mezzo siamo andati in piazza. Sempre. C'erano migliaia di volontari e centinaia di associazioni, sempre. Periodicamente ci presentavamo dicendo l'autonomia e l'autodeterminazione del volontariato non si tocca. Non ci può essere un soggetto esterno al volontariato stesso che può imporre delle cose che il volontariato non vuole o che il volontariato non decide. È su questo che il Consiglio di Stato ci ha dato ragione. E guardate che quella sentenza oggi fa letteratura. Quindi direi, al di là degli aspetti giuridici, tra l'altro lui è un bravissimo avvocato, quindi sicuramente siete in ottime mani sul piano giuridico, c'è però questo aspetto politico, associativo, che deve tenere il vostro volontariato in rete come una realtà che dice su questo territorio gestiamo noi e lavoriamo noi. Su CSVNet voglio dire questo. CSVNet non si è comportato benissimo con Vicenza. Lo dice uno che è socio interno di CSVNet, responsabile del settore comunicazione. Ma al di là di questo, io non ho condiviso il fatto che CSVNet non sia venuto a costituirsi ad adiuvandum con il CSV di Vicenza. Io non potevo farlo, per esempio, come CSV Sardegna, perché non avevo titolo, mi avrebbero escluso da quel giudizio. Ok? CSVNet poteva farlo perché CSV Vicenza era socio di CSVNet. Ma voi avevate al vostro interno altri CSV del Veneto che non erano favorevoli, che hanno votato contrario. E quindi CSVNet in quel momento si è adeguato su quella che è stata la linea dei vostri rappresentanti del Veneto in CSVNet. Tutto qua, molto chiaro, molto semplice. Chiaro. Anche su questo poi ci sarà da discutere, perché comunque un socio è un socio.
sul fatto di che cosa succederà nel futuro, l'anticipazione dell'assemblea di 2 settimane fa, dove abbiamo approvato un nuovo statuto, prevede nelle regioni dove ci sono più CSV la confederazione regionale tra i CSV. E quindi io penso che non ci possa essere nessun accorpamento di CSV provinciali, assolutamente. Questo lo dovete chiedere voi con forza, perché nella confederazione, ripeto, confluiscono i CSV provinciali. Ora, non avrebbe senso accorpare un CSU solo perché è antipatico, ha lavorato bene, ha rotto le scatole, un po' tutto quello che succede quando uno non obbedisce a determinate linee, ma in tutti i territori succede questo, è successo anche da noi, ripeto. Su questo dovete fare forza voi, io sono qua proprio per dirvi forza, cioè volontariato faccia sentire la sua voce, siete stati bravissimi finora, con tutti i battimi d'animo, con tutte le tachicardie, con tutte... ma la sentenza è arrivata ed è stata positiva. Io ritengo di essermi sentito sollevato nel momento in cui ho avuto il piacere di leggere le carte che erano state inviate al TAR. Dal mio punto di vista, che sono un profano totale, dicevo, qui non c'è nessuna consistenza. Cosa ha detto il TAR del Veneto? Non c'è nessuna consistenza. Cioè, stiamo parlando davvero di cose che non hanno alcuna rilevanza e quindi da questo punto di vista non va impedito invece ai volontari, che potrebbero demotivarsi, di continuare a sviluppare la loro rete, di continuare a fare le loro attività. È su questo che oggi bisogna davvero insistere e che voi rimaniate profondamente uniti, perché questa cosa farà letteratura anche nel resto d'Italia. Ripeto, si aggiunge ad altre sentenze, una sola per ora, questa è la seconda, okay, che cominciano a dire che il volontariato non può essere vessato, né gli può essere imposto quello che altri decidono in altre sedi. Anche se qualche volta qualcuno di quelli che decidono sono pure essi volontari, perché voi avevate purtroppo qualcuno dei volontari dentro il COGE che non ha votato a vostro favore. Io avevo la situazione contraria, i 4 rappresentanti del volontariato hanno sempre votato a favore del CSU, quindi c'era un COGE diviso tra i volontari e tutti gli altri. Quei volontari che addirittura hanno cercato di escludere anche dalle votazioni, come hanno fatto con voi fondamentalmente, sono stati invece il motivo per il quale abbiamo poi riportato addirittura 3 vittorie in 3 sentenze diverse. Quindi su questo, ripeto, l'azione giudiziaria va benissimo, ma l'azione politica vostra va ancora meglio. Il CSU dal giorno della notifica della sentenza è vostro. Gestitelo, andatevelo a prendere, scusate, non voglio fare il terrorista, non voglio fare il fomentatore di cose, però da presidente l'ho fatto, ho preteso che le cose venissero fatte da subito in un certo modo, ho chiesto che, siccome le sentenze sono sentenze, venissero attuate, e per attuarle ci siamo messi subito in gioco. Sinceramente la prima cosa che è successa, caro Marco, è che quel COGE è sparito, ne sono rimasti 4. L'unica cosa che non abbiamo fatto è di chiamarli in giudizio singolarmente per rispondere delle spese. Questa è stata una nostra scelta, potevamo anche farlo. Abbiamo fatto una grande assemblea, da volontari abbiamo detto no, abbiamo vinto, ci basta questo. E quindi, tanto pagano le spese comunque, che paghiamo noi, il fondo nostro, quindi sapete perfettamente, si pagano le spese, però non vogliamo infierire sulle singole persone, se spariscono da quei ruoli magari è meglio. Alcuni sono spariti, qualcun altro è rimasto, ma tutte le volte che parla noi gli ricordiamo che abbiamo 3 sentenze contro di lui, quindi un pochettino viene tarpata, insomma, questa volontà. Allora c'era un orientamento diverso anche in Italia, si creavano province, si creavano organismi, oggi c'è un accentramento al contrario, vedete la legge del terzo settore che è un accentramento pazzesco anche del nostro sistema, che praticamente i territori neanche li considera. Noi dobbiamo riprendere proprio quella strada attraverso la quale siamo cresciuti lavorando nei singoli territori. Non si può pensare a grandi organizzazioni che lavorano sui grandi livelli e poi dimenticare che il nostro lavoro da volontari è fatto quotidianamente sul territorio con le persone che lì vivono. E su questo, ripeto, credo che sia la grande forza da mettere in campo. Tanto vi ringrazio per avermi invitato a questa conferenza stampa. E vi auguro un grande bocca al lupo per il futuro del lavoro. Noi saremo con voi. Perché avete sentito quanti gradi di giudizio avevano avuto. Quindi
siamo contenti, ma siamo anche... Comunque loro ce l'hanno fatta, eh? I sardi sono cocciuti e su questo bisognerebbe essere un po' più cocciuti anche noi. Preciso, il termine è tenaci. Allora dovremmo...